Lindbergh esce nel 1992. È un album che sicuramente si colloca in un periodo storico, in un periodo discografico particolare. Lindbergh è un esempio molto molto alto, secondo me, di poesia e musica. Lindbergh, sottotitolo Lettere da sopra la pioggia, è un disco semplicemente perfetto ed è l'atto conclusivo di una tetralogia che vede un Fossati in stato di grazia. Lindbergh è stato, come dire, la punta del lavoro discografico col gruppo di Fossati. Come diceva Ivano, è stata una corsa verso il nuovo. Negli anni 90, senza che nessuno se l'aspettasse, nonostante dall'estero arrivi molta musica rock, il cantautorato italiano sembra raddrizzare la testa. Lindbergh racconta storie di coraggio, a partire dalla simbologia di Charles Lindbergh, vedere davanti a sé, non sapere bene che cosa può essere il futuro, però affrontarlo lo stesso. Lindbergh è dedicato a Charles Lindbergh, che è stato un aviatore statunitense nato a Detroit nel 1902, entrato definitivamente nella storia per un motivo principale, perché è stato il primo a fare la traversata dell'Oceano Atlantico, era il 1927 maggio, e Ivano Fossati lo prende come emblema di colui, lo dice proprio nel testo, che riesce a staccarsi da terra in volo come noi altri stare su un piede solo. Che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà se c'è qualcosa. A livello di canzone, la canzone popolare era un ottimo singolo. Che sembra una cosa scontata, ma non sempre gli è successo a Ivano Fossati, proprio perché essendo un cantautore talora eccessivamente alto, anche secondo parte della critica, non ci si avvicinava ai suoi dischi perché sembrava troppo difficile, troppo ermetico, diceva una parte di critica. La canzone popolare aveva casomai l'effetto opposto, era una canzone immediatamente radiofonica, immediatamente pulsante, immediatamente funzionante, e anche per questo credo che non ci sia nessun fossatiano che la eleverebbe a canzone migliore di Ivano Fossati. Si dice una buona canzone, ma nessuno la metterebbe nel podio. La canzone popolare, se c'è qualcosa da capire ancora. L'album inizia con un pezzo che direi che è veramente veramente conosciuto, che si chiama La canzone popolare. anche troppo. Anche troppo. Questo a un certo punto, ti faccio una domanda che te l'avranno fatta tutti, è diventato, qualche anno dopo l'uscita del disco, è diventato un inno che tu hai dato a... Sì, è diventato una specie di accompagnamento, diciamo, per l'Ulivo, insomma, per le elezioni del 96. Che è una cosa che, come dire, prestare una canzone alla politica davvero non lo consiglia nessuno, per cui se musicisti, giovani autori, ci vedete, non fate. Se ve lo chiedono, non lo fate. E se lo dice Ivano, potete credermi. Perché poi questa canzone, che in realtà di suo non ha niente di politico, prende quella connotazione lì, prende quel colore. E io ho dovuto tralasciarla, credo, per 10 o 15 anni. Io non l'ho più suonata. Più utilizzata. Mai più utilizzata. Timidamente ho ricominciato dopo parecchi anni, quando finalmente si era stemperato questo gusto. Perché altrimenti prima, anche se la eseguivamo magari nel
nel finale, nei bis, nell'estremo bis, eccetera. Però sembrava sempre un comizio, non mi piaceva per niente.